Bentornati a Mantova Segreta, la trasmissione che vi porta a scoprire storie inedite o poco conosciute della città, ma soprattutto vi invita ad andarle a cercare in giro per le vie. Oggi noi parliamo della Mantova ebraica e cominciamo però fuori dai confini del ghetto, con una storia molto interessante perché ci racconta dei difficili rapporti tra la comunità cristiana e la comunità ebraica e ci racconta di un luogo che c'è ancora a Mantova e di due quadri, uno che purtroppo è finito al Louvre e l'altro che invece si è spostato in Sant'Andrea. E siamo proprio davanti alla chiesa della Madonna della Vittoria, una chiesa costruita alla fine del 400 in un luogo in cui esisteva una casa, la casa del banchiere Daniele Norsa. Siamo in un'epoca in cui il ghetto non c'è ancora, viene realizzato nel 1610 dal duca Vincenzo I e gli ebrei potevano abitare in ogni parte della città. E una casa che stava al posto dove oggi si trova la chiesa viene acquistata dal banchiere ebreo Daniele Norsa. Sulla facciata di questa casa c'era un'immagine della Madonna con il bambino. L'ebreo chiede al vescovo l'autorizzazione a toglierla e gli viene concessa. Però succede che siamo nel 1493, ma 2 anni dopo, durante una processione, alcuni abitanti della città cominciano a lanciare sassi contro la casa per protestare per il fatto che abbiano tolto l'immagine della Madonna, una delle tante che c'erano a Mantova, ci sono tuttora, la Madonna del Terremoto, la Madonna dell'Assedio alle Pescherie. E succede che in quel momento Francesco Gonzaga, il marchese, ha appena vinto la battaglia di Fornovo e quindi che cosa fa? Costringe il banchiere Daniele Norsa a ridipingere l'immagine della Madonna, farla ridipingere addirittura da Andrea Mantegna, ma un frate eremitano si spinge ancora più in là, convince il marchese che per punire l'ebreo di questo affronto alla religione cristiana debba demolire la propria casa e costruire una chiesa al suo posto ed è la chiesa appunto della Madonna della Vittoria. Andrea Mantegna dipingerà uno splendido quadro che viene portato nel 1496 in processione dalla casa del pittore vicino a San Sebastiano fino appunto alla chiesa della Vittoria. Purtroppo oggi questo quadro non è più nella sua sede, ma è stato portato via da Napoleone e si trova al Louvre, uno dei quadri più importanti di Andrea Mantegna con il marchese Francesco Gonzaga che è in adorazione alla Vergine con tutta una serie di santi legati alla storia mantovana. C'è un altro quadro che però viene realizzato nel 500 e che era all'interno della chiesa, ma adesso è posto all'interno di Sant'Andrea. E ne parliamo mentre andiamo verso Piazza Erbe e ci spostiamo verso l'ingresso del ghetto ebraico. Il quadro è ancora a Mantova ed è conservato all'interno della Basilica di Sant'Andrea e fu voluto dai frati che gestivano la chiesa per sottolineare come gli ebrei si fossero dovuti piegare alla volontà della chiesa. Nell'immagine si vede una Vergine in trono, cui viene offerto il modello della chiesa della Madonna della Vittoria, che è retta da due coppie di ebrei, la famiglia Norsa, che aveva dovuto essere punita per l'atto temerario di cancellare un'immagine sacra, anche se autorizzati. Non vi diciamo dove è conservata, perché l'obiettivo di Mantova Segreta è anche quello di uscire di casa e di costringervi ad andare a verificare sul posto le storie che vi raccontiamo. Abbiamo attraversato Piazza Erbe, siamo passati di fianco alla casa del mercante Boniforte da Concorrezza, dove tuttora c'è il negozio della famiglia Norsa, aperto nel 1867, e ci stiamo avvicinando a quelli che erano uno dei portoni del ghetto ebraico. Viene realizzato nel 1610 dal duca Vincenzo I Gonzaga e viene chiusa quest'area, questa sorta di quadrilatero, e uno dei portoni era proprio qui, dove c'è adesso alle mie spalle la rotonda di San Lorenzo, che non c'era più perché era stata inglobata nelle case e nascosta, e quindi era diventata parte integrante del ghetto ebraico. Questa era Piazza dell'Aglio, qui c'era il mercato della frutta e della verdura ebreo ed era una città speculare perché in Piazza Erbe c'era invece il mercato della frutta e della verdura cristiana. Oggi la piazza però si chiama Piazza Concordia ed è un nome che è comunque
legato al fatto che qui ci fosse il ghetto ebraico, perché il 21 gennaio del 1798 vengono abbattuti i portoni del ghetto e bruciati dall'esercito francese proprio in questa piazza che diventa Piazza del Ghetto. Poi oggi è Piazza Concordia, il nome viene dato nel 1867, quando Mantova è appena diventata italiana e si vuole celebrare la rinnovata concordia tra i cristiani e gli ebrei che avevano partecipato alla lotta per il risorgimento italiano. Noi adesso ci infiliamo sempre più dentro nel ghetto ebraico e andiamo a scoprire un'altra curiosità molto interessante. E siamo in via Dottrina Cristiana, un nome particolare per una via del ghetto ebraico, eppure questo era uno proprio dei confini del quadrilatero del quartiere. Qui a fianco c'era l'isola dei Gesuiti, oggi l'archivio di Stato, la biblioteca teresiana e il liceo Virgilio. Ma uno degli edifici più interessanti stava all'angolo tra via Giustiziati e via Dottrina Cristiana. Ed era un edificio che racconta ancora della storia di contrapposizione tra cristiani ed ebrei. Lo costruiscono i francescani nel 1484, oggi lo chiameremmo una banca etica, all'epoca lo chiamano Monte di Pietà, tra l'altro stava nei locali dove adesso c'è un negozio che fa rima con Pietà. Il Monte di Pietà è una banca che contrastava il prestito a usura dei banchieri ebrei e i francescani lo mettono proprio nel punto in cui si passa per entrare nel quartiere ebraico. Noi però ci spingiamo più al centro del ghetto e andiamo verso Piazza Bertazzolo. Le piazze del ghetto in realtà sono una rarità perché, essendo il recinto del quartiere ebraico dato e non potendosi allargare, si andava in altezza ed è per questo che i palazzi sono abbastanza alti e le piazze sono derivate da distruzioni o demolizioni degli inizi del Novecento, quando si decide di intervenire nel quartiere ebraico. Noi però adesso prendiamo via Norsa perché vorrei farvi vedere una piccolo particolare, una curiosità che forse non tutti notano ma che è importante per raccontare la storia delle case del ghetto ebraico. Ed è molto interessante vedere nello stipite di questa casa questa fessura all'interno del quale veniva messa la mezuzah, che era una piccola pergamena in un contenitore che conteneva i primi versi della preghiera dello Shema, ed era messa sulle porte delle case ebraiche, sulla parte destra, e ricorda quello che era il segno del sangue fatto durante l'ultima piaga delle piaghe d'Egitto, quando gli ebrei devono segnalare la loro casa per evitare che l'angelo della morte uccida i loro primogeniti. È uno forse delle uniche rimaste nel ghetto ebraico e adesso noi ci spingiamo ancora più al centro del ghetto. E in piazza Sermide, che è un'altra delle piazze create da demolizioni e distruzioni, si respira forse l'atmosfera più tipica del ghetto ebraico, con i balconi in ferro battuto, con i palazzi abbastanza alti e soprattutto con il passaggio che faremo adesso, che ricorda un po' quei passaggi che c'erano nella grande massa di case del ghetto e consentivano di passare tra un quartiere e l'altro, da una via all'altra. Questo, che noi abbiamo già definito passaggio segreto in un'altra puntata di Mantova Segreta, è una servitù di passaggio che si apre alla mattina e si chiude alla sera e ricorda un po' quando si aprivano e si chiudevano i cancelli del ghetto per il coprifuoco. Siamo arrivati in via Bertani, dove c'è la casa del rabbino, uno dei palazzi più interessanti tra quelli rimasti del vecchio ghetto ebraico.
È quello che si decise nel 61 di restaurare insieme ad altri palazzi che facevano parte di questo grande quartiere. Una delle cose più interessanti è che un palazzo della fine del 600 ricorda un po' come architettura e in alcune decorazioni Palazzo Sordi, ma soprattutto la particolarità sono le immagini, le vedute urbanistiche di città, forse tratte da storie bibliche, che si vedono proprio sotto le finestre del primo piano e questo splendido balcone in ferro battuto che è tipico delle case del quartiere ebraico di Mantova. Se il palazzo del rabbino ci ha mostrato come erano gli edifici dell'antico ghetto, qui invece vediamo quanto è cambiata la città. È stato demolito questo intero isolato quando si è deciso di intervenire sul ghetto ebraico e qui sono stati però creati altri tre edifici molto interessanti, perché noi stiamo parlando di quello che è il talento dei luoghi. Qui era il centro finanziario appunto della città e qui sono state ricostruite poi successivamente alle demolizioni la Camera di Commercio, il luogo delle imprese e delle attività economiche, il Consorzio di Bonifica, l'acqua per Mantova è ricchezza e alle mie spalle la Banca d'Italia che rappresenta la finanza. E allora capite che il centro finanziario della città non si è spostato. Ma noi andiamo verso la conclusione della puntata e andiamo a vedere l'unica sinagoga rimasta a Mantova. Prima di uscire però dal ghetto ebraico ci fermiamo un attimo qui anche per ricordare la sinagoga più grande e più importante, anche l'ultima a essere demolita del ghetto ebraico, perché il ghetto ebraico ha una storia lunghissima, l'abbiamo detto, siamo partiti nel 1610 quando Vincenzo I Gonzaga decide di chiudere questa sorta di quadrilatero e quindi di mettere dei portoni che venivano chiusi la sera e che tenevano dentro appunto gli ebrei, e questo non solo per non far uscire loro, ma anche per ragioni di sicurezza, per evitare degli assalti o degli attacchi che ogni tanto c'erano in tutte le città, anche nelle città italiane. Il ghetto ebraico quindi ha come caratteristica il fatto che gli edifici sono di solito più alti di quelli del resto della città, arrivano anche almeno a quattro piani, e c'erano almeno sei sinagoghe all'interno del ghetto ebraico. Ce n'erano tre di rito italiano e tre di rito tedesco, e l'unica rimasta sarà quella che poi andremo a vedere in via Gilberto Govi. Sarà all'inizio del Novecento che, quando non c'è più l'obbligo di residenza all'interno del ghetto, il ghetto si svuota, cominciano a diventare fatiscenti gli edifici e si decide di intervenire. Nel 1904 si comincia a demolire questo grande slargo che viene chiamato per un certo periodo Piazza Sventramento, all'interno del quale vengono edificati la Banca d'Italia, Consorzio di Bonifica e la Camera di Commercio, come abbiamo detto poco fa. E poi cosa succede? Succede che si va avanti e nel 1938, dopo le leggi razziali, si decide di demolire la sinagoga grande, che era la più importante di quelle che c'erano all'interno del ghetto, ma soprattutto aveva una caratteristica molto, molto particolare, che si vedeva dall'esterno, si riconosceva per una facciata assolutamente inconfondibile, che si vede ancora in alcune foto d'epoca e che viene richiamata dal nome della via, via Scuola Grande, ed era qui dove adesso invece esiste un hotel. Poi il ghetto continua a subire degli interventi. Pensate che gli ultimi interventi di demolizione delle case o di rifacimento delle case all'interno del ghetto ebraico risalgono agli anni 70. La comunità ebraica mantovana era molto molto importante, nonostante i danni e le decimazioni subite durante il sacco, restava una delle più fiorenti, delle più ricche in Italia. Quando poi il ghetto di Mantova andò in decadenza, la comunità ebraica mantovana si svuotò e molti degli ebrei mantovani andarono a Milano, e l'origine appunto della comunità ebraica milanese è effettivamente qui a Mantova. Ma spingiamoci fuori dal ghetto per chiudere la puntata con una piccola sorpresa.
Siamo arrivati in questa zona della città, oltrepassando il ponte di via Massari, e ci abbiamo girato in via Govi, dove c'era la casa di riposo della comunità ebraica ancora fino agli anni 60, e qui andiamo a scoprire l'unica sinagoga rimasta a Mantova. Che cosa rende unica questa sinagoga? Ma ci sono più cose che la rendono unica. La prima cosa importante è che si tratta di una sinagoga ricostruita, cioè non è originale il luogo in cui sorge la sinagoga, perché originariamente all'inizio del Novecento sorgeva nel vecchio ghetto e quando le case del ghetto sono state abbattute, questa sinagoga, che era una delle sei sinagoghe presenti nel ghetto, è stata considerata la più bella e meritevole quindi di non essere distrutta ma spostata. E così nasce in questo ampio spazio che era di proprietà della comunità ebraica, nasce di nuovo la sinagoga Norsa. E poi c'è questa splendida luce che vediamo in questa giornata incredibile, ma che ci Certo, racconta di una una funzione. caratteristica proprio di questa sinagoga è la luminosità, perché la sinagoga i nostri nonni chiamavano scola, in realtà questa sinagoga è anche soprattutto una scuola, un centro di cultura dove si legge, si discute su problemi ebraici, ma soprattutto si deve avere la luce per leggere. Leggere principalmente la Torah, che è questa guida etico-morale ebraica, e i libri di preghiera, ma non solo, si discute anche e si parla di tante cose legate ad oggi. Sì, è un po' quello che è come se fosse una biblioteca per cui c'è bisogno di grande luce per poter leggere in modo chiaro. E poi l'altra cosa che colpisce noi che siamo più abituati alle chiese, naturalmente alla penombra, è il fatto che non ci siano comunque immagini. Non ci sono immagini, non ci sono colori, però ci sono questi abbellimenti, questi fregi floreali, geometrici, che danno così un'atmosfera molto particolare, intima, calda. E le ultime due cose che vorrei chiederle sono quanti sono oggi i componenti della comunità ebraica mantovana e come si può venire a visitare la sinagoga. Ma la comunità oggi è ridotta proprio ai minimi termini, è piccolissima, ci sono a Mantova 4-5 famiglie di ebrei, per cui il numero complessivo, comprendendo anche alcune famiglie che vivono non a Mantova, ma in periferia, siamo sulla settantina di persone. Molti sono anziani, quindi hanno difficoltà a venire a frequentare la sinagoga e normalmente in sinagoga si vedono una decina di persone, non di più. Per E per venirla a visitare? venire a visitare basta suonare il campanello oppure telefonare, siamo sull'elenco del telefono e c'è una segreteria aperta tutti i giorni alla mattina dalle 9 alle 11 e si può prendere appuntamento. Noi ben volentieri diamo ospitalità a chi suona. Certo, noi la ringraziamo ancora, dottor Coloni, perché è stata una bellissima occasione per Bene. vedere un luogo tra i più suggestivi di Mantova e ci avviciniamo alla fine della puntata. E siamo alla fine di questa puntata che ci ha portati a riscoprire le tracce della Mantova ebraica. Siamo partiti dal Madonna della Vittoria, abbiamo parlato dei
quadri che sono legati appunto a questa storia della chiesa. Abbiamo poi attraversato il ghetto ebraico, le piazze, abbiamo sfiorato quella che è la City di Mantova, il centro finanziario della città, e poi siamo usciti dal ghetto ebraico e siamo tornati qui a vedere la sinagoga, l'unica rimasta delle sei, come diceva il dottor Colorni. Allora quello che vi invitiamo a fare è, come sempre, di seguirci anche alla prossima puntata, di uscire di casa, andare a verificare le storie che vi raccontiamo e soprattutto venire a visitare uno dei luoghi più suggestivi di Mantova, che è questa sinagoga. Basta suonare il campanello. E allora arrivederci alla prossima e buona passeggiata.